Ho superato molti ostacoli qui. Ho cominciato la prima elementare, ho imparato a guidare la macchina e mi sono anche innamorato. C'è un'altra difficoltà che ho affrontato qui, quella di dover fare i conti con la morte. Oh, game over! Oh, che figuraccia! Ciao Polletti, questo è Electric. Oggi siamo qui per giocare di nuovo un pochino a Zelda, proprio come piace a noi. Quindi entriamo subito in Zelda. Oggi che cosa faremo? Andremo avanti con la storyline, la playthrough, quella in cui manterremo sempre tre cuori, che chissà se un giorno finiremo. Noi intanto la facciamo perché Zelda è un gioco di cazzeggio. Adesso noi andiamo avanti, però un po' cazzeggeremo con i cattivi, tireremo sassi a destra, alberi, ma chi se ne frega. Continua, caricami il salvataggio, iniziamo. Cosa molto più interessante, oggi giocheremo con l'amiibo del lupo di Link. Questo lupo qua, Link lupo, lo vedete bene, spero di sì, eccolo qui. Quindi potremo evocare il lupo che ci farà compagnia. Allora, il lupo questo qua viene fuori con tre cuoricini, ok? Se tu ci giochi su The Twilight Princess e non so che altre pippe devi fa, puoi giocarci con molti più cuoricini. E problema è che io adesso non c'ho proprio voglia di riniziare The Twilight Princess e usare l'amiibo e sti cazzi, quindi ce lo otterremo con tre cuoricini. Ovviamente più avanti nel gioco sarà inutile usarlo. Come potete vedere, ho anche qui io il mio bellissimo abbigliamento di Link di The Twilight Princess che abbiamo qui come amiibo. Abbiamo preso anche qui proprio utilizzando amiibo. Adesso, prima di iniziare il tutto, cosa c'è di meglio se non iniziare utilizzando gli amiibo? Quindi utilizzeremo prima di tutto il Link delle Twilight Princess. Magari ci dà delle frecce o chi lo sa, cose interessanti. Intanto la frutta da sempre, frutta strana. Poi che altro ci può dare qui? Frecce bomba, io adoro le frecce bomba, sono le mie preferite, più delle frecce di fuoco, qualunque altra cosa. Ma adesso evochiamo anche il nostro caro lupo. Eccolo qui, lo poso sul joystickino, sul Joy-Con. Wow, abbiamo il nostro carissimo lupo. Woohoo! Questo carissimo lupo che, oltre a seguirci, noi possiamo dire anche a lui, tipo, accuccia, stai fermo lì, così noi possiamo andare avanti in avanti scoperta e poi possiamo dire a un certo punto seguici, insomma, questo è il succo. Noi dove dovevamo andare se non sul tetto per andare avanti? Sul tetto del santuario del tempio, quindi andiamoci. Non mi sono mai accorto che lì quello si può far esplodere, ma ti rendi conto? Dopo tutte le playthrough e cagate varie non mi sono mai accorto che là c'è un punto dove si può tirare una bomba. Ma vi rendete conto quante cose si scoprono in questo gioco? Non è magnifico? Tuffo! Whee! Aprendo la bomba quadrata, che prendo, la poso qui, carina carina, e me ne vado qua, sperando che non ci arrivi a me. Esatto, non ci arriva. E prendiamo questo forziero che c'era qui dietro. Cosa ci sarà dietro? Un opale! Una pietra a me adesso inutile, fantastico, quindi non è un problema il fatto che io non l'abbia scoperta prima, sti cazzi. Ehi lupo, andiamo di qua, presto. Ah, questa è la statua dove in genere tu preghi e puoi utilizzare gli emblemi presi per spenderli in cuori o in pezzi di barra stamina. Ma adesso saliamo questo in cima dove ci sarà una cutscene che taglierò, perché a quanto pare la Nintendo le cutscene le fa comparire come violazioni del copyright e quindi non la potrete vedere. Se eravate interessati alla storia, beh, pace. Posso salire qui? Sì, posso salire. Dov'è il mio lupo? Dov'è il mio lupo? Oh, il mio lupo si teletrasporta, visto? Andiamo, lupo. Eccolo là, il vecchio bastardo che non mi dà mai la paravela e io sto sempre qui a pregarla in ginocchio. Ciao ragazzo, come va? Adesso parte la cutscene che adesso io vi spiegherò in breve parole. Innanzitutto da notare il buon doppiaggio italiano, che è migliore di quello inglese, ve lo dico perché l'ho visto. Proam Bosforamus Irule. Esce fuori che questo vecchio in realtà non è niente poco di meno che il re di Irule. Bla bla bla, ti spiega tutta la faccenda della calamità del Ganon e noi andiamo avanti. Ed ecco finalmente che ci dà la paravela, come promesso, ed era anche ora. Pa 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 pa! La fine di Ganon, è partita la nuova missione principale che sarà anche quella finale, immagino. Comunque sì, a lui che cosa ci ha spiegato adesso? Che la sua figlia 100 anni che stava trattenendo Ganon lì di fronte al castello, che vuole uscire a ammazzare tutti. Io ho la borsa piena perché mi sono scordato che qui non ho molto spazio in questa playthrough, quindi butto via questo e mi prendo questo arco da soldato. Dunque, quindi noi dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare al villaggio Calbarico, si chiama, mi sembra, da qualche parte qua. Quindi dovremmo andare a esplorare quest'area. Cosa dire se non andiamo e acceleriamo per voi. Delle rovine, ma qua ci deve essere per forza qualcosa. La mia curiosità mi ha portato fino a qua.
Terra di Irule, siamo nella terra di Irule. In queste rovine non sembra esserci nulla. Innanzitutto si sta per fare buio, io non voglio viaggiare al buio. Non voglio camminare al buio perché si incontrano bestie malefiche. E non ce n'è bisogno ora, diciamo. Quindi piazziamo un legnetto qua, piazziamo anche una pietra focaia, che ce ne ho solo due, cribbio. Gli diamo una bella bottarella, plec, e bivacchiamo, bivacchiamo fino al giorno dopo. Fino al mattino, così giochiamo di giorno, perché è bello, bello colorito, tutto bello saturo di giorno, ci piace così. Oh, una creatura malefica, muori! Oh, una gelatina ciucciù! Ecco il mio lupo, sei arrivato un po' tardi, lupo. Ho già ammazzato la creatura. Come potete vedere, là sopra, su questa colonna, qualcosa ci deve essere, quindi io la punto, la marco. La mia curiosità è attratta anche da questo piccolo altopiano, quindi salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un punto barabarba lontano. Salirò, salirò, fino a quando sarò Cosa c'è quassù se non nulla? Di solito c'è sempre qualcosa dove la mia curiosità è attratta. Oi cane, ciao. Cioè cane, lupo, quello che sei. Se non sbaglio, uno di quelle due formazioni rocciose dovrebbe essere uno di quei golem strani da uccidere. Quindi adesso dobbiamo arrivare fino a qua con il lupo, appena vorrà riapparire. È quello che si teletrasporta. E noi al lupo però, prima di avvicinarci, diciamo di stare a cuccia, perché questo muore subito se andiamo a sfidare un golem. No, 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 a cuccia. Cuccia tu, tranquillo, ci penso io a lui. Tu non avere paura. Ho che armi ho? Spada da soldato, cava goblin, mazze goblin. Utilizzeremo la spada che è la più potente che abbiamo. Svegliati golem! Io adoro distruggere queste. Li adoro proprio, sono così pucciosi. No, questo sta in una posizione scomodissima. Wow, calma, calma, calma. Bella la musichetta. Gli sto facendo il solletichino, Ti faccio il solletichino. Wow, peaches everywhere. Non mi colpire. Wow, mi ha colpito. Cristo, quest'affare. Ah, che frecce ho che possano far male? Ho 5 bombe, 5 di fuoco. Proviamo le bombe. Pam! Un po' male ha fatto, eh? Chi è il più forte, Chi è il tuo paparino? Chi è il tuo paparino? Ho superato molti ostacoli qui. Ho cominciato la prima elementare, ho imparato a guidare la macchina e mi sono anche innamorato. C'è un'altra difficoltà che ho affrontato qui, quella di dover fare i conti con la morte. Oh, game over. Che figuraccia. Sai che mi sa che non lo sfiderò. Ah, qui vedo altre rovine. Lasciamo perdere quel sassolino perché ci ammazza e ce ne andiamo a cercare qualcos'altro. Innanzitutto, non so se lo vedi, ma lassù c'è un sacrario. Pim! È molto lontano, ma io comunque sia lo marco. Sono curioso di vedere cosa c'è su quella torre, su questo obelisco. Ci sarà forse Balzar su in cima? Quanto erano belle quelle puntate di Dragon Ball. Cane, stai fermo lì, è che la bomba ti fa male, lo sai. Bravo. Le mele che c'erano qui dentro, le ghiande. Le madonne. Andiamo su, va. Voi siete fortunati perché queste fasi di scalata per voi le sto tagliando tutte. Eccoci, manca poco. Madre, cosa c'è qui in cima? Un forziero. Sì, speriamo che ne sia valsa la pena. Zaffiro, sì, questo c'è un sacco di soldini. Oh, io dovrei andare di là, però lassù c'è qualcosa che stimola la mia curiosità. Vado prima di là. Io da grande volevo fare il giardiniere e mi sono allenato tutta la vita per fare questo. Visto? Oh, una fatina. No, se ne va via. No. Vabbè. Visto che se fai il giardiniere puoi trovare le fate, pensa. C'è questo scemo del mio lupo che sta spaventando tutti gli insetti e quindi non posso catturarli. Comunque sono arrivato a quell'architettura abbandonata che ha stimolato la mia curiosità. E cosa ci sarà qui se non un sasso? Che sotto il sasso, guarda un po', wow, un Korogu. Senti ragazzo, top. Vediamo un po' se ce la faccio a prenderlo in testa. Non in testa, però un po' l'ho preso. Riproviamo, va. Scusa, lo faccio per le visualizzazioni. Se lo chiappo in testa mettete mi piace, eh? Eccolo. Mi piace. Eccolo, un sacrario. Era nascosto, il signor sacrario. Ah, ma noi il signor sacrario, sai cosa gli diciamo? Tu da me non ti nascondi, hai capito? Ma c'è un sasso che stimola la mia curiosità. Andiamo a vedere. Oh, ci sono delle bestie che non stimolano la mia curiosità. Becca qua. Mamma mia, lupo, te stavo per PA. La prossima volta non appari così. Dai, lupo, pensaci tu. Vai, ti guardano tutti. Bravo il mio lupetto, bravo. Adesso io questo sasso lo spingo giù per la collina e va a finire proprio da quel buco. Guarda un po', guarda un po', guarda un po'. Pam! Quindi cosa c'è lì se non un Korogu? E quanto mi piace trovare questi ragazzini, mi piace proprio tanto. È un peccato che a questo non gli posso tirare niente sulla testa. Oh, guarda, ma lì
C'è qualcos'altro che stimola la mia curiosità, ma un cerchio fatto di sassi. I sassi non si tengono in tasca, come dice Jovanotti? No, i sassi si tirano dentro altri cerchi di sassi, probabilmente. Questa è una cosa che io ci sono arrivato molto tardi nella mia playthrough, che ci sono questi cerchi in cui devi tirare precisamente i sassi. Oh, oh, oh! Come non detto, adesso risaliamo e ci riproviamo. Ho sbagliato pulsante. Ho le tasche piene di sassi. Signor Sasso, vai, pensaci tu. Vai! No, no, non ci ho preso, bene. Ci riproviamo, no problemo. No problemo. Vai, signor Sasso! Niente, oh! Allora, adesso facciamo una strategia da veri signori. Allora, io faccio una specie di muro qui. Un muro di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio. Adesso vi spiegherò perché. Almeno io mi sono trovato spesso in questa situazione in cui non ci arrivavo. Quindi me la dovevo giostrare in questo modo. Con lo Stasis. Con il potere di Dio Brando, che non è una bestemmia. È proprio il nome di un personaggio, sappiatelo. Sì, Kisuke, ti prometto che inizierò a vedere Jojo. Adesso guardate qua. Adesso io blocco questo. Poi do una. Oh, oh. No, perché non lo colpisco? Uno, due. Tre sono troppi! Ops, porca di quella zozzumera! Zozzumera! Vediamo se così riesco a colpirti, va? Allora, uno... No, colpiscilo! Uno... Due! Dai, così dovrebbe andare bene, vediamo! Eccolo! No, non è andata per niente bene! Come faccio, madre? Sto per finire i sassi! Tiriamolo! Oh, potevo farcela! Ah, che bamboccio, tutto quel tempo perso! Ecco il signor Kurogu! Tre Kurogu in un episodio! Tre Kurogu in una sessione di registrazione! Ma che stiamo scherzando? Adesso però lui lo tira un sasso in testa. Cristio, cascasse il mondo. Ehi, signore! Signor Kurogu, guarda un po' qua, guarda un po' che c'ho! Non ci arrivo, sei solo un uomo fortunato. Sei stato almeno fortunato. Lì c'è sta un pesce che non ho mai visto. La mia curiosità mi attrae. Devo prendere quel pesce, ma... No, basta. Basta perdere la cognizione dello spazio e del tempo. Andiamo al sacrario di... Bashiriako? Bashiriako? Bashi, va. Bashiriako. Apriti, sesamo. O semi al sesamo, sì. Perché sesamo, poi? Calati, sesamo, o... Sì, soia, calati soia. Ecco qual era la parola d'ordine. Il vento mostra la via. Sacrario di Bashiriako. Bashiriako. Beh, è ovvio che qui bisognerà usare la paravela, visto che è il mio nuovo strumento, nuovissimo. Quindi vai, utilizziamo il vento a nostro favore per aprire forziere e cose magiche. Cosa c'è qui dentro se non un'ambra? Angiolini? No, pensate. Allora, qui vedo del vento che viene da questa parte. Un vento nella direzione opposta probabilmente sarà quello. Cioè, se non ci arrivate, signori, beh, sappiate che mi sa che dovevate magari finire le medie. Cristio. Allora, lì c'è qualcosa da prendere. Laggiù vedo un forziere. Non so cosa mi può servire. Qua mi serve per tornare indietro, che non mi serve adesso tornare indietro. Ma, allora, così ci posso arrivare? No. Ok, ciao mamma, ciao! Ah, come arrivo là? Come avevo fatto? Devo volare fino qua? Da qui ci arrivo, mi sa che così non ci arrivo, non ci arrivo! Oh, ciao mamma, ciao! E devo mangiarmi qualcosa perché sto morendo in tutto questo. Se prendo la rincorsa da qui... Dai! Ce la fa, incredibile! Link number one, electric power number two. Spadone del soldato, molto buono, ci piace, eh? Ci piace molto. Oh, mi sta squillando qualcosa al telefono, ma non mi ricordo che suono fosse quello. Adesso possiamo riandare qui da questo franco che mi può dare il mio emblema dell'eroe, o come diavolo si chiama. Tocchiamo questa cosa viscida che esplode magicamente, eccolo, 3, 2, 1, pling. Gloria a te per aver superato la prova! Hai dimostrato di avere la stoffa! E quindi potrei fare il sarto. Si chiama emblema del trionfo, ricordatevelo. Adesso ovviamente mi tocca richiamare il signor Lupo, ma penso che per oggi, se teniamo belli compatti questi video di Zelda Breath of the Wild, secondo me diventano più carini, belli tagliuzzati, quindi io lascerei stare così. Un sacrario per oggi. Abbiamo fatto un po' di cavolate perché la mia curiosità è stata tratta da altre stupidaggini. Ditemi se è piacevole o no, o vaffaculo. Mi raccomando, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su e ricordatevi che questo era Electric. Boom!